Vedi che facevo bene a non venire, eh? Facevo bene a non venire. Lello! Allora, sei pronto? Io sto qua fuori. Stai arrivando, beh, muoviti. Sto arrivando, andiamo a prenderlo. Ti rendi conto di che cosa mi hanno detto? No, Lello, devi dirmi qualcosa. Ti rendi conto di che cazzo mi hanno detto? Sì o no? No, non lo sai, Lello. Cioè, questi mi hanno detto che hanno buttato un bustone di roba da mangiare che ti ho portato. Un bustone di roba da mangiare che ti ho portato. Hai fatto scadere da giugno. Da giugno l'hai fatta scadere. Da giugno l'hai fatta scadere, Le. Io ti ho chiesto anche 1000 volte, ti ho chiesto. Lello, ma non è che questa roba è tanta? Che cazzo te ne devi fare di tutta questa roba? Te l'ho detto o no? Sì, un sacco, come si E deve. perché te li conservi? Perché le cose che ti danno da mangiare devi mettere nei cassetti, nelle cose? Per quale cazzo di motivo? Ti manca il cibo qua? Non ti capisco cosa manca te. Ti manca il cibo? Mangi come un porco, mi hanno detto. Io, È per bugia. favore. Tutte le cose che dicono è tutto bugia, qualunque cosa. E poi vengo a scoprire che hanno buttato, puzzava di cadavere. Puzzava di cadavere, neanche quando sono entrato a casa tua. Cioè, sono passati 2 anni, mi spieghi che cazzo hai capito? Dopo 2 anni, che cosa hai capito? Dopo 2 anni, che cosa hai capito? Voglio sentire per piacere, perché già sono venuto controvoglia dopo la litigata che ci siamo fatti. Ti denuncio, ti denuncio, ti denuncio. A te non lo volevo fare denunciarti, non lo volevo, a loro sì, ma a te no. Ho capito. E ho detto, vabbè, andiamo di nuovo da Lello, andiamo di nuovo da Lello. Fa niente, mettiamo anche in mezzo alle gambe quest'altra cosa, lasciamo stare, lasciamo perdere. Soprassediamo. Ma io posso sentire tutta sta roba qua. Mi spieghi solo perché lo hai fatto? Cioè, dimmi solo perché l'hai fatto. Che cosa ti mancava? Manca di qua, manca sempre di No, Lello, tutto. aspetta. Lascia perdere, perché ormai non ci credo. Perché se questi mi hanno detto che hanno buttato un bustone di immondizia di quelli grandi, con tutta la roba da mangiare, pane ammuffito, salami scaduti, ma tu sai che schiaffo in faccia a quelli che non possono arrivare a fine mese, questa roba qua? C'è gente che non riesce a mangiare, c'è gente a cui faccio la spesa perché non può arrivare a fine mese a mangiare, e tu fai buttare tutta sta roba, scaduta a giugno! Perché mi devi spiegare per quale cazzo di motivo te la conservi? Che tu. Perché vuoi che mangi? Che cosa mangi che l'hai fatta buttare tutta? Perché me la fai comprare se poi devi buttare? Come si può mangiare tutto quel salame, tutta quella cosa? Io ti ho detto, sei sicuro? Tu mi hai detto, qua non si mangia bene. E vabbè, allora vuol dire che mangerà questa roba qua, non mangia quello che ti danno lì. Ma qua mi hanno detto che tu mangi come un porco qua, che addirittura ti porti le cose nella stanza, le cose che ti danno loro da mangiare. Ma che figura di merda è? Che la passi tu sempre al caos. Ma mi Che piace. cosa? La passi ogni sera, passi, ponta del posto cotto, non ho quella, non ho quella, ogni tanto quando la porta che a me non mi piace, e mi faccio la cosa, se le fanno. Lello, io mo, cioè, come, devi solo spiegarmi, come faccio a crederti? Perché Dobbiamo, mi non sono. sto, non stai dentro, ecco perciò. È vero o non è vero che avevi tutta quella roba scaduta che ti hanno buttato? È vero o non è vero? Hanno detto una bugia? Se Se lo sono inventato, lo se sono lo. inventato. Non è vero, Lello. Non è vero. Hanno buttato la faccia che hai fatto quando la OSS me lo ha detto. È proprio il segno della colpevolezza. Lello, non si faccia da così. Non è così, Lello. Non è così. Quando mai ti ho fatto mancare qualcosa quando me l'hai chiesta? Mi serve quello, mi serve quello, mi serve quello. Te li ho portati. E Sì, per quale motivo me li devi far portare tutte le volte se poi le dobbiamo buttare?
Una cosa è avere qualcosa da mangiare per conto tuo, il cracker, il salatino, il tarallino, la merendina. È una cosa che hai buste e buste e buste di roba che poi buttiamo. Ma che cazzo di modo è? Tu pensa a chi veramente non può mangiare. E tu fai buttare ancora una volta tutto quel cibo. Mi sembra di essere tornato indietro 2 anni fa. Come cazzo faccio a non arrabbiarmi, a non avere il fumo al cervello? Come faccio? Se mi dai modo tutte le volte. E ogni volta sento qualcosa. Nessuno ti ruba niente. Non dobbiamo andare in guerra che ti devi tenere le cose stivate perché non si sa mai. Il salame dopo una settimana lo devi buttare, scade. Come puoi tenerlo da giugno? E se quelli non ti avessero cambiato di stanza, non avessero dovuto spostare gli armadi, neanche si sapeva. Avresti continuato ad accumulare cibo dentro l'armadio. Ecco perché non volevi dare le chiavi. La chiave su teng. Come te tengo? Mo, come dobbiamo comportarci? Mo, sentiamo. Io voglio sapere come dobbiamo comportarci. Come dobbiamo comportarci? Dai, dimmi, come dobbiamo comportarci? Come devo fare a crederti adesso? Quando mi chiedi che hai bisogno di quello, bisogno di quello, bisogno di quell'altro. Come devo fare? Da piccole cose lo prende basta. Che cosa? Da piccole cose basta. Che vuol dire le piccole cose? Cose che mi servono a me. Tu hai sempre detto che tutte le cose che mi chiedevi erano le cose che ti servivano a te. Piccole cose, devo andare a prendere. Che cosa devi prendere? Sentiamo che cosa devi prendere, vediamo. Mi devo prendere l'ungherese che mi serve. No, salam, non te la cazzo. Salam, non ne prendi. Salam, non te ne prendo più. Salam, non te ne prendo più. Perché questa è proprio la prova del 9 rispetto al fatto che tu hai continuato a comportarti come ti comportavi prima. Il fatto che io ti porto un maglione nuovo o ti porto una cosa nuova e poi ti rimetti sempre le stesse cose, cioè che senso ha? Quando cazzo te le devi mettere se non te le metti mo? Poi ingrassi o dimagrisci e non te le puoi mettere più. Per quale cazzo di motivo ti porto le cose nuove? O tu chiedi di comprare le cose nuove. Ti ho portato 25.000 tra maglioni, magliette, pantaloni. Do cazzo stone. Dove stanno? Che ti metti sempre le stesse cose. Ce l'ho tutti conservati là. Questo ce l'ho tutto perché stavo lì dentro. Ma la felpa è nuova, quella che mi hai dato tu, che ho comprato io praticamente. Aspetta, e se dovessi venire a sapere che non ti lavi tutti i giorni? Lei finisce male, 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 male questa storia, ma male, male, male finisce. Malissimo. Io ti ho chiesto, tu mi devi fare solo una cortesia, che ti devi lavare tutti i giorni e che ti devi comportare in una certa maniera. Solo quello ti ho chiesto io in cambio di quello che stiamo facendo per te. E questo ti sembra una cosa normale? Ti sembra l'atteggiamento di qualcuno che ha capito dopo gli errori che ha fatto prima? Vuol dire che non hai capito niente. Datemi la blockchain. E che cosa vuol dire? E che cosa vuol dire che da giugno tu accumuli della roba che poi hanno buttato? Cioè che cosa significa? Qual è l'attinenza a questo fatto qua? Perché non vai perché non parli con lo psicologo? Non mi serve lo psicologo. No, evidentemente ti serve ancora lo psicologo. Non mi serve. Non ti serve. Non mi serve. Allora, vedi che ha ragione chi dice che tu devi seguire un percorso. Si può accumulare roba in quella maniera, tanto da farla puzzolire e farli dare di cadavere. Non puoi continuare così, cioè non può andare avanti così, se no non cioè stai qui dentro, stai chiuso qui dentro per avere quali risultati? Per avere quali risultati? Quali risultati stiamo avendo? Nessun risultato.
continui ad accumulare robe, continui ad accumulare cibo. A se buon si mangia tu, come no? A se buon si mangia tu, ma non mica perché non mangio. Non ho motivo di non credere al fatto che non solo mangi a mensa, ma in più, ti porti le cose da mangiare della mensa nella camera, facendo fare le formiche, gli insetti. Come no? Me l'ha detto che l'altro Lello, per piacere, a me non mi prendere per il culo. Non ti prendi su per il culo. No, mi stai prendendo per il culo, Lello. Mi stai prendendo per il culo, perché l'hanno trovati. Non è vero che non c'erano, non ci sono le formiche, non si formano gli insetti o la roba non è scaduta. Se no non me l'avrebbe detto. Ma non me l'avevano mai detto. Me l'ha detto adesso perché l'ha scoperto che ha dovuto fare il cambio d'armadio. Cioè, ma almeno l'hai capito che non è una cosa che bisogna fare? Cioè, almeno l'hai capito questo o no? Hai qualcosa da dire? Che te lo posso qui e poi mi viene diversamente. Ma che cosa c'entra col tuo atteggiamento il fatto che qua non vuoi stare più? Che cosa c'entra? C'entra santo. Ma perché? Per quale motivo? No, ma ho dichiarato dal primo momento che io qua non volevo stare e non voglio stare. Ho capito, Lello, però c'è un fatto. Che questo, se non avesse fatto il cambio di stanza, nessuno lo sapeva. Non è un'azione che hai fatto di protesta per potertene andare via. Perché stava chiuso nel tuo armadio, tu avevi la chiave, se non c'era lo spostamento, nessuno l'avrebbe saputo. Quindi che cosa è? Mica ti stai ribellando. Hai solo accumulato cibo tanto da farlo scadere e farlo puzzare di cadavere. Questo hai fatto, non hai fatto un'azione dimostrativa. Ormai come ho puerto, maga! Ma scritto per lei, non come ho puerco! Ma scritto per lei, non come ho puerco! Come hanno dichiarato! Che poi io tutto porto a te! Che poi non è che andare a vedere proprio lei! Ma negli ossi! E là che ti do il cazzo! E qual è la cosa? Che cosa cambia? Cazzo sei, to! Tu dai, non ci stai! Ma cosa cambia rispetto al fatto che tu hai accumulato tutto quel cibo inutilmente, il fatto che non è arrivata la direttrice della struttura e me lo ha detto una host perché era convinta di dirmi di condividere giustamente una cosa che non va fatta, per evitare che io continui e tu stesso continui a spendere soldi inutilmente. Sono soldi buttati, letteralmente buttati. Ma sa se no, la pasti, qualche d'acqua, appa, amici a mangiare, se, e poi dobbiamo andare a fare. Che ti faccio il key? E boh. E la volta c'è scritto la foto, che, che, non esiste. Cioè che diciamo quello che devi mangiare, tutti qua, se. Così funziona, Lello, che c'è sì tu? Perché ti devono dare una cosa diversa a te? Per quale motivo ti devono dare una cosa diversa? Ma cosa ci può chiudere? Chi è che ma, ma cosa c'entra, Lello? Il fatto che tu non vuoi stare qua, che abbiamo capito, e prima o poi arriverà questo benedetto... E già sta arrivando! Ok, sai che sta arrivando. Ma cosa c'entra con questo comportamento? Che qua? Non però, credere, perché là ti la no, perché qua, gli altri ospiti, come me, a quello che trovo il cino, trovo gli ultimi dalding, come io! Ma te, vive e vattene! Ecco lo spazio di cazzo che ho! Aspetta, non chiudono mai se chi! Scusa, ma se tu ti comporti come un coglione, come può quella dirti una cosa diversa? È chiaro che ti dice, non ti piace, firm e vattin! Se tu fai tutto per farti cacciare, che cosa ti deve dire questa qua? Che cosa vuoi che ti dica? Bravo Lello, bravissimo cucciolino mio, resta qui, non ti preoccupare, che cosa ti deve dire? Non fai un cazzo, non dai una mano. No, no, sempre... no, ma quando vo? Quando vo? E così si può vivere insieme a un gruppo di persone? Così si vive in mezzo a un gruppo di persone?
a farti odiare, a farti odiare dalle persone, dalla gente. Questo, ma quando non è... sono dentro? Ma cosa c'entra con tutto il resto, Lello? Che cosa c'entra? Non c'entra niente! Beh, sono veramente rimasto deluso. Mi aspettavo qualsiasi cosa tranne sentirmi dire questa roba qua. Dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che hai visto, hai passato e tutto il resto, tutto mi aspettavo tranne che sentirmi dire che tu continui ad accumulare cibo che hai fatto scadere, l'hanno dovuto buttare perché puzzava di cadavere. Guarda, veramente, è un colpo al cuore che mi hai dato. È un colpo al cuore, peggio di quella storia della denuncia. Ma spugna, Ma che cosa? Ti cambieranno, l'hai detto tu che ti stanno cambiando. Ma questo non cambia, non credere che là dovrai andare dallo psicologo, dovrai fare il percorso, non è l'albergo. Non è l'albergo, Lello, sappilo, io te lo dico mo, così patti chiari e amicizia lunga. Là non puoi stare qua come bivaccavi qua, a fare un cazzo dalla mattina alla sera, ad affengurda, te lo dico chiaro. Devi avviare un percorso di integrazione, ti devi integrare nel gruppo, devi seguire le regole, se c'è da lavorare si lavora, quello che ti dicono devi fare e bisogna fare il percorso con lo psicologo, se no non risolviamo un cazzo, Lello. Sappi che non stai andando all'hotel a fare la vacanza, non è un village tourist, te lo dico, così siamo chiari su questa cosa qua. Qua t'hanno fatto fare l'America qua. Qua t'hanno fatto fare l'America perché non hai fatto un cazzo dalla mattina alla sera. Hai sempre fatto quando e cosa volevi tu. Lì non è la stessa cosa, sappilo. Non stai andando a fare così. Lo sai e stai tranquillo su questa cosa qui. Non stiamo andando a fare la vacanza alla struttura di Adelphia. Là parti da zero e parti dovendo fare tutto quello che deve essere fatto. Mettati un gap, mettitelo in testa, perché diversamente non si può fare niente. Non puoi andare là a stare come fai qui. Se dorme quando se dorme con pigiama, se mangia a tavola tutto insieme, si fa il lavoro, si fa tutto quello che bisogna fare. Non sei diverso da nessuno. È chiaro, lei? Io ti sto a dire così poi... Fatti chiari e amicizia lunga. Come hai fatto sorella del resto? Te lo sto dicendo, l'ultimo chiami che dà la faccia. Perché non funziona come funziona qua. Lì non funziona come funziona qua. Ma non perché è quella struttura. Perché non c'è più il contesto come qui. Perché ti hanno fatto fare il cazzo che volevi. Ok? Non si fa così. Non si fa assolutamente così. E poi mi devi spiegare come potrà mai un giudice stabilire che tu, facendo ancora queste stronzate, che non è che sto sputtanando io, perché tanto vengono fatte le relazioni, no? Vengono fatte le relazioni, come puoi pensare che un giudice possa stabilire che devi tornare a casa? Come cazzo puoi pensarlo? Che un giudice dica sì, il signor Laforgia può tornare a casa? Lui che continua ad accumulare indumenti, cibo, che non fa un cazzo, che non segue il percorso, che non rispetta le regole, può tranquillamente tornare a casa sua. Secondo te qualunque giudice fa questa cosa qua? Un giudice con un poco di cervello può fare una cosa così? Con le relazioni che gli fanno? Perché qua scrivono, come scriveranno là? Scrivono. Il signor Laforgia non rispetta le regole, il signor Laforgia accumula le cose, il signor Laforgia non vuole lavorare, il signor Laforgia non collabora. E queste sono tutte cose che poi incidono sul fatto che tu non te ne vai a casa. Se questo è il tuo obiettivo, dovresti almeno fare in modo di convincere la gente che tu sei in grado di tornare a casa. Il tuo obiettivo è tornare a casa? Non c'è a casa. Ok, e come puoi tornare a casa in questo modo? Che dopo una settimana stiamo di nuovo punti a capo. Non stiamo punti a capo, va bene. Non stiamo punti a capo. Tale sempre come dici tu. Non è come di chi è. No, è così, Lello, non puoi avere sempre ragione. La vita, vuoi che veda, a vacanze da così a così. Io te lo dico così, patti chiari e amicizia lunga.
Mo andiamo dal barbiere, perché sei riuscito a parlare col barbiere? Non mi ha fatto chiamare il dottore. Ma chiamalo mo, vedi, risponde. Se passi adesso, facci una cosa veloce, che sono... E io sto arrivando, se tu mi dai il tempo di arrivare ora da Cassano, ci metto, quanto ci metto? Mezz'ora, 30, 25 minuti. E ok, sì, tanto si tratta solo di accorciarli dietro, capito? Sì, 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 allora stiamo arrivando, dai, velocemente, due minuti. Ciao Antonio, grazie mille, Antonio, ciao.